Beyoncé, mamma e moglie super sexy al concerto di Bruno Mars. Non importa che, il concerto, sia di un'altra star. Quando Beyoncé arriva anche solo tra il pubblico tutti gli occhi si concentrano su di lei. È successo anche due sabati sera fa, ma solo lo scorso mercoledì QMB ha postato le immagini sul suo profilo Instagram, quando accompagnata da Blue Ivy e dal marito Ye Z ha assistito al concerto che Bruno Mars ha tenuto nel cuore di New York. Complice uno chemisier dalla profonda scollatura. Un look studiato nei minimi dettagli. I gemellini Sire e Rumi, con i loro tre mesi, erano a casa. Al concerto di Bruno Mars, al Madison Square Garden di New York, Beyoncé c'è arrivata con consorte e figlia maggiore. E, soprattutto, c'è arrivata sexy come solo lei sa essere, e in una forma splendida a pochi mesi dal parto. In total look Valentino, collezione Resort 2018. QMB ha sfoggiato un lungo abito a chemisier bordeaux, con sottili righe bianche ed elastico in vita, abbinato a un'ampia borsa in tinta e a sandali aperti dello stesso brand. L'attenzione, però, era tutta sul suo seno, messo in mostra dalla profonda scollatura. E, soprattutto, era puntata sugli accessori, su quei grandi orecchini a cerchio, personalizzati con la scritta Shunky pesante, massiccio. A citare una canzone di Bruno Mars. Un look completamente diverso da quello del marito, che ha invece optato per una semplice t-shirt, un cappellino da baseball e per una catena dorata, con cui sarebbe stato impossibile passare inosservato. Quella catena, Beyoncé l'ha fotografata e condivisa su Instagram, stretta nelle sue unghie laccate rosa pastello. E, così, ha fatto con ogni dettaglio del suo look. A cominciare dagli anelli, con le iniziali dei suoi tre figli, B, come Blue Ivy, S, come Sir, R, come Rumi. È stato, il concerto di Bruno Mars, la prima uscita pubblica di genitori e primogenita dall'arrivo dei gemellini lo scorso giugno, anche se, qualche settimana fa, Blue Ivy aveva già accompagnato la mamma e la nonna Tina Knowles-Lawson a prestare aiuto alle vittime dell'uragano. Al di là del look, però, a conquistare l'attenzione dei fan è stato il nuovo tatuaggio che quelle foto condivise su Instagram hanno messo in mostra. Tre puntini quasi impercettibili, disegnati sul dito medio, a simboleggiare e a rendere omaggio ai suoi tre bambini. Un tatuaggio, questo, che arriva dopo l'altro disegno che QMB ha sulla sua mano, un 4 in numero romano, numero fortunato della coppia e simbolo del suo legame con Ye Z. Perché, anche coi suoi scandali e coi suoi tradimenti, puntualmente raccontati nelle loro canzoni, i due sono unitissimi. Oggi, dopo la nascita dei gemellini, ancora di più. E, a proposito di gemellini, è nonna Tina a parlarne, sono meravigliosi. Sono molto piccoli, ma amano toccare tutto. Sono così belli e in salute che non si può non essere felici. E, per quei due bimbi, Blue Ivy è una sorella perfetta, è fantastica. Dà loro da mangiare, ed è super eccitata. Si sente responsabile del fatto che siano qui, perché ha pregato molto per loro, ha dichiarato la nonna.